Guardando la forma, mister, stavo dicendo della reazione della squadra, che cosa ha notato rispetto alla sconfitta del dopo Sorrento questa settimana, come stava? Del dopo Arzenese? Sì, facendo una differenza Sorrento 1-0, Zano 3-1, la squadra psicologicamente rispetto a quella settimana, e questa settimana che differenza cosa? C'è un grande voglia di rivalsa, c'è un po' di, come dire, c'è qualcuno più indolente del solito? No, ma di sicuro c'è da premettere che cioè, si può perdere, no? Perché non è che ogni volta che si perde la squadra deve reagire perché magari si deve sentire in colpa o perché non ha fatto il suo dovere. Questo è un campionato complicato dove si può battere magari, ecco, la Mezia, che occupa posizioni magari migliori di quello che magari era l'Arzanese, e poi si può perdere Arzano, quindi se andiamo su questa premessa, la squadra non deve reagire a nulla, la squadra di sicuro non deve sedersi, e purtroppo nell'ultimo periodo noi abbiamo perso spesso, abbiamo preso più gol di quelle che eravamo abituati a prendere, quindi di sicuro questa è una squadra che deve tenere alta l'attenzione, deve allenarsi con dedizione e deve pensare che la domenica si va a fare una finale, perché il campionato è ancora tutto da decidere, sia per quello che riguarda l'obiettivo principale che è la salvezza, e sia perché comunque bisogna sempre fare del proprio meglio al di là della posizione di classifica. Quindi io non ho visto una squadra particolarmente abbattuta o una squadra magari demotivata o particolarmente pimpante. È un periodo normale dove noi dobbiamo di sicuro fare meglio. Già domani abbiamo l'opportunità di rimuovere la classifica, che è quello che conta. E poi questo vale anche per le prossime partite, quelle di Melfi e a seguire. Quindi non è una partita che deve fare testo, ma è il contesto generale che ci deve portare sempre a essere pronti ad ogni appuntamento, al di là che poi le insidie possono nascere da una partita importante o magari meno di cartello, come poteva essere quella di domenica scorsa, che sapevamo invece tutti che nascondeva molte più insidie di quelle che magari potevano preventivare i non addetti ai lavori. No, non le guardo e non sono neanche scaramantico. Quindi o vince o perde, insomma, da questo. Il Castellicone è una squadra forte, una squadra che, come noi, ha fatto per la prima volta questo campionato e non ha lesinato energie per poter far bene. E difatti l'organico del Castellicone non c'è di sicuro inferiore, al di là dei punti che ci sono in classifica. Poi tra l'altro il Castellicone, se ci dovesse battere, sta a 4 punti da noi, quindi significa niente. Quindi noi giochiamo contro una squadra che ha dei valori, è una squadra che ha qualità tecniche, è una squadra che sa giocare, ed è una squadra che ha giocatori che possono determinare la partita. Questa è la stessa cosa che abbiamo noi però, e quindi chi sarà più bravo domani vincerà la partita. Di sicuro in questo momento diciamo non difficile, ma in questo momento dove ne stiamo facendo più crude che cotte di partite, c'è bisogno di reagire, di giocare una partita come si deve, perché noi abbiamo necessità urgente di rimuovere la classifica e di superare 40 punti. Ma ci può stare che qualcosa si possa cambiare, se non che noi abbiamo anche dei giocatori che non abbiamo per squalifica, e ce ne rientrano altri che erano appiedati, chi per squalifica e chi per infortunio, vedi Moscero,
che all'ultimo momento non è potuto essere dalla partita, quindi di sicuro rispetto a domenica scorsa qualcosa si cambierà, soprattutto là davanti. Per il centrocampo e dietro non ci saranno grandi stravolgimenti, però è probabile che faccia rigiocare Asante, che anche lui domenica scorsa insomma, non è stato bene in settimana e non l'abbiamo voluto rischiare. Quindi in effetti qualcosa rispetto a domenica scorsa cambieremo. Sì, sì, difatti. E difatti il problema di domenica scorsa è che noi abbiamo, oltre alla bravura degli altri, abbiamo fatto qualche disattenzione, qualche leggerezza che ci è costato poi una partita in salita, una partita poi che si è complicata sempre più. Però questo non significa che chi magari possa essere magari un pochino sottotono o possa aver commesso un errore debba essere crocifisso, perché poi non è così che si fa, secondo me. Quindi se tu non hai, faccio per dire, Maldini o Costa Curta, perché io sono milanista, e siccome noi abbiamo degli ottimi giocatori per questa categoria, la scelta di cambiare uno o due giocatori ci può stare, ma non sicuramente perché domenica scorsa abbiamo fatto male. Ma prima di tutto, no, perché io non c'ho delle strategie, io faccio quello che mi dice la testa. Quando parlo della partita, quando è finita, o quando parlo con la squadra, quindi cerco di dire sempre quello che penso, di fingere poco. Se io mi assumo delle responsabilità è perché mi sento che me le debba assumere, come io non mi sentivo di condannare più di tanto la squadra per la sconfitta ad Arzano con 3 gol subiti e con 2 pali. Perché poi viene giustamente sottolineato anche il fatto che hanno preso dei pali, quando magari quella è stata una partita dove noi abbiamo avuto la prima palla gol dopo 5 minuti con Mannini solo davanti al portiere, l'abbiamo fallita. E quindi io ho detto che la partita di Arzano non è stata una debacle clamorosa, è stata una partita che non è stata lontana dalla partita vinta con Lamezia per 3-0. Anzi, per certi versi si è giocato molto meglio Arzano, però questa è una mia sensazione. Poi è normale che uno può strumentalizzare e dire questo dice cavolate oppure magari finge qualcosa, ma io non è mio intendimento fingere, pur se a volte può sembrare così. Io mi assumo le responsabilità perché qui a Cosenza purtroppo spesso mi difendete o non mi attaccate mai e quindi sembra che gli stupidi sono i giocatori e io sono bravo, quindi questo la squadra non lo deve pensare, perché non lo penso io, figuriamoci se posso far passare che loro sono stupidi e io sono bravo. Quindi ma penso che può finire pure così, tanto ma può.